è una ricorrenza importante, perché è rievocazione di un rito per noi sacrale ed insieme un momento di riflessione sul presente e sul futuro. Ancora una volta, con grande emozione, il pensiero rimane in bilico tra la straordinaria eredità storica, con il suo tributo di ricordi, di tenace senso del dovere e di fulgido eroismo di tanti carabinieri che hanno luminosamente scolpito il cammino ultrasecolare dell'arma, ed il palpitante presente, che esalta in tutti noi la fierezza del ruolo che le leggi dello Stato ci assegnano e che la società puntualmente ci conferma con fiducioso consenso. È il primo discorso del colonnello Marco Di Stefano da comandante dei carabinieri di Macerata. Dopo i saluti di rito, il comandante si è concentrato sulle attività svolte dai militari dell'arma nell'ultimo anno. 8.914 sono stati i reati perseguiti, di cui 1.868 quelli scoperti. 295 sono stati gli arresti, rilevante anche il sequestro di oltre 21 kg di droga. La celebrazione del 197° anniversario di fondazione dell'arma si è articolata in più fasi questa mattina. Oltre all'intervento del comandante provinciale, molto sentita è stata la cerimonia dell'alzabandiera, poi la lettura dei messaggi augurali del capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale di Corpo d'Armata Biagio Abrate, e del comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d'Armata Leonardo Gallitelli. Poi la premiazione dei militari che si sono distinti in particolari operazioni di servizio, tra questi carabinieri della Compagnia di Civitanova Marche e il generale di brigata Antonio Badalucco, addetto per la difesa e per l'esercito presso l'ambasciata d'Italia a Parigi, e all'appuntato Rocco Maria Bratta, addetto al nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Tolentino.